Il Carpi in Serie B. Un sogno che si realizza dopo 104 anni di pallone in biancorosso. Abbonati alla storia. Sottoscrivi il tuo abbonamento per vivere l'emozione della Serie B allo Stadio Cabassi. Vendita presso la sede di Via Marx 26 a Carpi. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. Per informazioni e prezzi, consulta il sito www.carpifc1909.it. Abbiamo giocato un'ottima gara, ma non serviva molto sinceramente, perché lo siamo stati così, lo siamo stati a Terni, lo siamo stati a Spezia, in parte con l'Empoli, e quindi bastava solamente ricollegare un attimino alcuni meccanismi, sistemare alcune cose. Adesso sappiamo quello che serve, è chiaro che dobbiamo anche cercare di essere un pochettino più concreti davanti, ma la base è questa, perché per vincere le partite bisogna cercare di non prendere gol. Quando se ne prendono 4 le partite non si vincono di sicuro. No, Fasciuti non era mai entrato, Letizia aveva giocato le prime due partite a Terni e quella poi sospesa col Padova. Sono giocatori che si allenano bene, che fanno la loro parte per scelte tecniche, anche perché ritenevo qualcuno di questi in ritardo di condizione, avevo privilegiato altre scelte. Oggi sono contento che hanno fatto bene, mi auguro che sia sempre così, insomma, che chi sta fuori voglia entrare e dimostrare di guadagnarsi il posto e di meritarsi la riconferma la domenica dopo. E la base deve essere questa, poi dobbiamo chiaramente essere un po' più precisi sotto porta, questo, però la base del nostro gioco deve essere questa, essere compatti, uniti e poi cercare di colpire. Oggi siamo mancati un po' sotto la fase di finalizzazione, poi a Reggio Calabria non lo so cosa sarà, incontriamo per l'ennesima volta una squadra che arriva dopo una sconfitta, di sicuro non saranno nel loro momento migliore a livello di entusiasmo. Avranno qualche problemino anche loro, però di sicuro troveremo un ambiente caldo, questo è indubbio, ma dobbiamo essere pronti, preparati e navigati anche ad affrontare queste difficoltà, perché questo è un campionato che si sembra veramente molto equilibrato, ci sono spesso e volentieri dei risultati a sorpresa e il rimpianto nostro è quello che ci manca, secondo me, da quello che si è visto, a parte la partita col Cesena sbagliata, poi ci manca qualche punto in giro. Bene, e poi il mister mi ha fatto partire titolare e spero di averlo ripagato. Sì, questo è bello, però un giocatore non fa la squadra, è il gruppo che fa la squadra, dobbiamo lavorare così e andare avanti così. Punto ci va stretto perché abbiamo giocato solo noi. Mo sabato andiamo a Reggio Calabria, è durissima, basta come oggi, diciamo, un gruppo unito e andrà tutto bene. Ma sì, dai, oggi abbiamo fatto un buon punto, anche se meritavamo qualcosa in più, però dai, l'importante è aver mosso la classifica e bisogna continuare così, giocare con sta grinta qua, mettercela tutta e uscire dal campo avendo i crampi. Vuol dire che hai dato tutto, dai, poi ci godiamo sto giorno di riposo e poi pronti per il Reggio.